Ok. E ci siamo. Vi raccontiamo una storia. Era un'alba abbagliante come tante, ebbe inizio il suo tragitto. Dopo un breve censimento ha diretto l'esercito sul confine con l'Egitto. La città di Amalek ignara riposava, quando tenne un'imboscata e passò ogni abitante a fil di spada. Annichiliti i nemici con furore d'astio, sacrificò il loro bestiame in olocausto. Spogliò il tempio dell'oro e delle statue in alabastro, ripulì il palazzo dall'alto al basso per far batterlo da albero. Precisi quanto il tratto del compasso, vittoria, festa in e brindisi acclamando l'arduo atto. All'apparire del mattino, il re ancora inebriato dal vino si mise in cammino, raggiunse il profeta Samuele, che gli disse: sono affranto a dirti che non sei più degno di regnare su Israele. Il tuo Dio si è pentito di averti dato il trono su cui sei sito. Udiente sta un tuono, cadrà in mano al nemico. Saul rimase tormentato da quella sentenza, si ingegnò ma rompicapo perse consistenza. Si diresse al bazar dai mercanti afghani per fumare un po' di fiori di Mazar, ma la sua mente non si distende, sente in seno una serpe, mentre per distrarsi legge leggende dell'antico Oriente. Niente da fare, fare atmosfera tetra, forse ascoltare un po' di buona musica mi acquieta. Trovate un giovane virtuoso nel suonar la cetra. Dalla tribù di Giuda venne a suonare Davide, giovane pastore che arruolò tra le sue milizie impavide. E lui condusse alla lapide schiere di filistei, scese dai monti rapide come rapide. A un tratto un gigante alto, 6 cubiti ed un palmo, suscitò sgomento fuori uscendo dall'accampamento. Era il terrore degli avversari, per la sua ferocia ai tempi nota e senza pari. Urlò, lanciò un appello, cercando un israelita col coraggio di sfidarlo a duello. Mannello, sconcerto, nessun giudeo si fece avanti, tranne Davide che invece si fece beffa dei suoi vanti. Compagni temono perisca, lui lo esclude, per proteggere il mio gregge ho ucciso un leone a mani nude. Affonda, colpo di fionda, sulla fronte folta, gli sottrae la spada insanguinata e lo decapita. Saul invitò a palazzo Davide a mangiare, si congratulò per il successo militare. Davide chiese sua figlia da sposare, quando la diede a un altro, beh anche la sorella non è affatto male. Ascoltando la richiesta si intristisce, in testa affiorano fitte, fisse tesi complottiste. Pensò: il mio trono non è più al sicuro, Davide può soffiarmelo domani o in futuro. Quindi in battaglia anche quando arranca non gli mancano forza e tattica, ma sono pronto a tendergli una trappola. Gli prometterò che mia figlia diverrà sua sposa, ma solo dopo che avrà vinto qualche battaglia pericolosa. E se proprio anche lì non finirà a ferire, lo farò rapire pur di realizzare le mie mire. Saul tramava ma lo tradì l'avvenire, la figlia che aiutò Davide a fuggire dalle sue spire. Lo fece uscire, lui svanì in un vicolo correndo, lei pose nel letto al suo posto un idolo di legno. Il padre la scoprì, si innervosì prendendo il senno, odiando quel destino che gli parve indegno. Ma il divino disegno comprese che tutti agendo nella vita ne siamo strumento, ma accettò la sorte per cui aveva rigetto, soltanto nel momento in cui ebbe perso lo scettro. Ed anche nel ventunesimo secolo, con coraggio, impegno e costanza, Davide sconfiggerà Golia.